Buongiorno, vi do il benvenuto a quest'altro video in cui presenterò come realizzare i video che ci serve per il proiettore olografico. Prima di cominciare saluto Fausto e a Francesco, l'elettricista in fabbrica. Ci tieni tanto a sentire la mia voce e quest'ultima cosa mi preoccupa. Ok, andiamo avanti. Allora, come programma io uso Adobe Premiere, che è un programma per fare i videomontaggi. Ok, nuovo progetto, lo chiamiamo 3D, foglia, ok, lo mettiamo qua, ok, sì, già ce n'era uno identico, allora, DVPAL 32K formato 16:9, ok, allora, importiamo prima l'immagine che ci serve di riferimento, che in questo caso è sfondo completo. Dopo nei commenti vi darò il link. E lo mettiamo su video 1. Allunghiamo un pochettino. Ok, ridimensioniamo il fotogramma e importiamo l'immagine che ci serve, il video che ci serve. In questo caso ho preso l'animale da YouTube con lo sfondo verde. Allunghiamo lo sfondo in modo che copra tutta la sequenza. Adesso a questo punto dobbiamo ridimensionare anche questo qui. Questo qua ha uno sfondo verde e bisogna eliminarlo. Per eliminare questo sfondo verde andiamo su effetti, transizioni, no, effetti video, tipo di trasparenza, ultra, e andiamo sopra la sequenza. Poi clicchiamo sopra la pipetta e selezioniamo il colore verde. Come avete visto è scomparso lo sfondo. Adesso dobbiamo ridimensionare questo video. Portiamolo a circa al 40%. Clicchiamoci sopra 2 volte e lo spostiamo in modo che entri all'interno di questo triangolo. Dovete stare attenti che deve stare a centro, seguite questo quadratino qua e controllate che sia a centro. A questo punto dobbiamo fare altro che copiarci questa sequenza. Copia, deselezioniamo video e selezioniamo video 3, incolla e lo allineiamo. Creiamo altre 2 tracce, una e 2, e ripetiamo la stessa operazione, che ce ne servono 4. A posto. La prima già sta messa bene, la seconda dobbiamo ruotarla di 90 gradi. La terza 180. E infine l'ultima a 270. Ok, adesso spostiamoci in senso orario le immagini. Scusate, volevo dire i video. Allora, i video devono essere in modo che completano il quadrato, sempre senso orario. A questo punto possiamo eliminare lo sfondo quello lì nero completo che non ci serve più. Cancella. Clicchiamo sulla sequenza e esportiamo il video. Esportatelo con qualsiasi formato che sia compatibile con il vostro dispositivo. Esporta. Adesso aspettiamo che faccia il suo lavoro. A posto. Chiudiamo qua il programma e controlliamo se ha fatto bene il video.
Ecco qua sequenza, ecco fatto. Adesso i video ce li abbiamo, il proiettore se l'abbiamo costruito bene, non ci resta altro che divertirci.